Ciao a tutti, mi chiamo Elisabetta Ancarani, abito con la mia famiglia e le mie due gatte a Fusignano, che è un paesino della Romagna, e faccio la bibliotecaria. Ho partecipato al concorso scritture di Lago con il racconto Ritorno al Lago, che è ambientato in uno dei miei luoghi del cuore. Durante il lockdown mi capitava spesso, quando dovevo rasserenarmi, di andare con la mente nei luoghi nei quali avevo viaggiato e in cui ero stata bene. In cui scapperei subito se potessi. Sono quei luoghi che ti trasmettono serenità, gioia di vivere, che ti fanno stare bene. Il lago di Garda per me rappresenta uno di questi luoghi, quindi ho colto l'occasione al volo, ho scritto questo racconto di getto ed è la storia di una donna adulta, realizzata con una famiglia, con un lavoro, che vive il lockdown con questo senso di tristezza, preoccupazione come tutti, e però va spesso con la mente al lago di Garda e quando il lockdown finisce, vivendo questo desiderio e timore nello stesso tempo di voler tornare ai contatti, alla vita normale, voler tornare a viaggiare, decide appunto di regalarsi una vacanza per la prima volta da sola proprio sul lago di Garda. Perché da un po' di tempo c'è un sogno che la tortura la notte e lei capisce di avere dei nodi dell'infanzia da risolvere, un po' un racconto psicologico introspettivo. E quindi tornando al lago di Garda, lei scoprirà delle cose che le regaleranno poi la chiave per vivere serena. Io ringrazio Scritture di Lago, l'associazione Lario In per l'occasione stupenda che ci hanno regalato e in bocca al lupo a tutti quanti. Ciao!